Allora, intanto io capovolgo un po' la prassi e volevo iniziare dai ringraziamenti perché davvero essere stata qui 2 giorni è stato molto bello e stimolante anche per me ed è stata una conferma di quello che ho sempre pensato del co-working, cioè che è un'attitudine di alcune persone, cioè è uno stile di vita oltre che di lavoro ed è un continuo arricchimento che si nutre di scambio e di condivisione, quindi anche quando voi sarete da questa parte, ecco, sarà lo stesso anche per voi, quindi intanto vi ringrazio perché questo esercizio che ho fatto insieme a voi, non sapendo che mi sarei ritrovata a farlo, di immaginare come un modello di co-working poteva essere adattato a un territorio che è difficile per tante cose, soprattutto per la frammentazione geografica, per le sue caratteristiche, eccetera. È stato un esercizio molto interessante, ha dato un senso nuovo a quello che io penso del co-working. La premessa è che, come tutti quelli che parlano per ultimi, ho la sensazione che molte delle cose che volevo dire siano state già dette, ma questo è normale. Ci sono però degli aspetti del nostro modo di fare co-working che invece penso non siano stati ancora, così esplorati a sufficienza e forse si possono riassumere in una missione che io penso sia anche politica del co-working, quindi questo forse sarà un tassello in più che vi racconterò. In qualche modo quindi il racconto di quello che è Federico potrà essere da un lato un riassunto di alcuni aspetti che sono stati trattati e magari questo può essere utile essendo alla fine di queste 2 giornate e dall'altro spero che possa darvi degli stimoli di riflessione nell'immaginare cosa volete fare voi qui. Cominciamo da CLAC, che è l'associazione di cui faccio parte, che ho fondato insieme a Filippo adesso 10 anni fa. Noi lavoriamo a Palermo appunto da 10 anni nel campo dell'organizzazione culturale, quindi nasciamo come organizzazione di eventi, produzione culturale, ma poi fin dall'inizio e sempre più velocemente il nostro lavoro si è declinato verso lo sviluppo locale, le trasformazioni urbane, perché ecco, in territori come quelli che voi anche conoscete del sud, l'arte per l'arte purtroppo non ce la possiamo permettere, quindi abbiamo iniziato fin da subito a lavorare in un campo di intersezione tra cultura, innovazione sociale e pratiche di sviluppo del territorio. Comincio da CLAC perché l'esperienza di Re Federico è stata una naturale evoluzione di un approccio che come associazione culturale avevamo sempre avuto. E per riassumerlo vi faccio vedere un video che mi piace fare vedere qui perché è stato realizzato per un evento che si tiene a Lecce, che è ArtLab, e sintetizza un po' questa idea di condivisione che è sempre stata al centro delle pratiche di lavoro di CLAC. Infatti, quando è stato realizzato il video 2 anni fa, ancora non c'era, no? Non esisteva il co-working, ma capirete come c'era già in nuce un'idea di condivisione del lavoro. Forse devo mettere schermo intero. Allora mettiamo dei soldi. L'audio? Gli enti pubblici non investono risorse in cultura. Questa è una scelta che bisogna combattere politicamente. Però è anche vero che noi artisti e operatori dobbiamo trasformare il modo di relazionarci con le istituzioni, che non hanno soldi, ma non hanno nemmeno le competenze per avviare e sostenere i progetti di chi i progetti li ha. Queste competenze spesso stanno tra quelle realtà virtuose che la cultura la praticano. Allora è necessario pretendere che queste realtà e le istituzioni lavorino realmente insieme, unendo le competenze e definendo insieme un coordinamento delle politiche e delle azioni culturali. C'è una frase che mi piace molto, che dice che le persone colte sono quelle che sanno tenere insieme. Ed è proprio questo che deve saper fare oggi un operatore culturale. Non dobbiamo essere autoreferenziali, ma anzi mettere in campo tutti gli strumenti possibili per creare comunità di persone informate e consapevoli. Quello che bisogna tenere insieme sono le persone con la conoscenza, perché il punto non è avere un pubblico, ma avere cittadini colti e attivi. La cultura non è un mercato, o forse sì,
esistono nel linguaggio come nella realtà i prodotti culturali. Manca però chi governa un'economia della cultura. Governa nel senso che dà delle regole, che le fa rispettare, che innesca dei meccanismi produttivi che siano sani e che siano costanti nel tempo. Per cui il mio desiderio, il mio auspicio è quello che lo Stato resista, che lo Stato esista ancora, sia per chi la cultura la fa che per chi la cultura la fruisce. Riappropriazione degli spazi. Autodeterminazione. L'idea è quella di scardinare la logica di un evento trasformandolo in un progetto duraturo che ecceda l'ambito stretto del cinema e si rivolga al mondo della formazione, dell'educazione, al tessuto professionale e che quindi coinvolga diversi segmenti della società. Tutti i partner dell'iniziativa in questo modo non si percepiscono come sponsor ma come parti attive che sposano un progetto. Abbiamo la responsabilità e il desiderio non di cercare una risposta alla crisi, ma di trovare un cambiamento di prospettiva, di sensibilità, un cambiamento culturale basato sulla pratica di un attivismo che va oltre il modello istituzionale pubblico ormai inefficiente e il modello privato basato su logiche commerciali di produttività. Dobbiamo disinnescare la retorica della competitività. Il lavoro culturale è prima di tutto una questione di condivisione, di scambio, di crescita comune e questo produce ricchezza per tutti, ma può essere un lavoro libero e indipendente solo nella garanzia dei diritti e di un'esistenza dignitosa. Il diritto all'equa retribuzione, che è un diritto costituzionale, il diritto alla continuità del reddito e il diritto alla tutela della salute. Non c'è rinascita della cultura senza una cultura dei diritti. Esistono molte realtà in Italia che difendono la diversità culturale e l'innovazione, ma molto spesso queste realtà sono costrette a fuggire altrove. Per evitare questa fuga servirebbe un riconoscimento giuridico ad hoc, un sostegno alla commercializzazione e alla distribuzione di prodotti e servizi, un accesso più libero al mercato internazionale della creatività, ma soprattutto capire veramente anche a livello istituzionale il valore che ha la comunicazione nella cultura. Questo vi fa capire un po' l'humus culturale in cui è nato il progetto di Re Federico. Artlab ci aveva chiesto a CLAC un contributo sul tema, no, della cultura oggi e dell'innovazione culturale oggi e noi abbiamo scelto di fare un video collettivo perché tutta l'esperienza di CLAC è sempre stata un'esperienza collettiva e le persone che avete visto fanno in qualche modo parte della community di persone con cui condividiamo lavoro ma anche attivismo e progettazione sociale. Questo devo uscire. Torniamo qui. Questo è il nostro sito dove trovate poi insomma le attività che facciamo con CLAC e andiamo al progetto del co-working. La storia di Re Federico si può raccontare, non so se qualcuno conosce un libro che si chiama La vita, istruzioni per l'uso di Perec. È un libro che racconta le storie di un condominio, possiamo sintetizzarlo così, ed è un libro fatto di un puzzle di tante storie. E anche la storia del nostro co-working è così, cioè la storia di Re Federico è la storia di tutte le storie delle persone che ne fanno parte. E la storia del palazzo che ci ospita è una storia che, se guardiamo appartamento per appartamento, racconta una serie di esperienze di vita, di biografie e di esperienze di lavoro diverse. Tutto questo messo insieme è il nostro co-working. Io salto le slide su cos'è il co-working perché sono state abbondantemente discusse. È solo
diciamo, una premessa. Ci sono delle cose che accomunano il co-working, appunto, come scelta, come filosofia. Ci sono dei valori di fondo che sono uguali per tutti, il grande tema della condivisione, della messa in comune, ma c'è anche un modo di declinare in diversi territori e nelle diverse comunità di persone che si mettono insieme questi valori. Quindi è difficile arrivare a una definizione che sia uguale per tutti di quello che il co-working è. E l'esperienza che vi racconto io è l'esperienza di che cosa può volere dire fare co-working in una città del sud, in un'area che è metropolitana come quella di Palermo, ma in un'economia depressa. Quindi prendete quello che può servire rispetto alle realtà che voi praticate. Queste sono alcune delle parole chiave della nostra esperienza e appunto, lette così, sono delle regole o dei valori che possono essere validi per qualsiasi esperienza di co-working nel mondo. Noi ci definiamo un progetto di comunità. E c'è una prima domanda di fondo che in qualche modo è stata sfiorata in questi due giorni, ma penso che è la prima domanda che un gruppo promotore di un coworking deve farsi, cioè qual è il rapporto tra l'esperienza di coworking che si vuole mettere su e il tema dell'impresa. O meglio, e ancora più direttamente, voglio fare coworking perché il mio coworking sia un'impresa, oppure il mio coworking vuole promuovere l'autoimprenditorialità e l'imprenditorialità? Noi ci siamo fatti da subito questa domanda e la risposta a questa domanda orienta una serie di scelte successive, quindi io vi consiglio, quando poi avrete il vostro gruppo di coprogettazione, di porvi all'inizio questa questione. Non è una questione ideologica, noi, come dire, siamo a favore, anzi ci sentiamo promotori di un modello imprenditoriale, di un approccio imprenditoriale anche in campo culturale, nel campo del welfare. Però non abbiamo scelto di fare del coworking stesso la nostra impresa. E questo perché ognuno di noi ha un altro lavoro o comunque il suo reddito lo ricava da un'altra attività lavorativa. Quindi abbiamo scelto di fare coworking come valore aggiunto ai nostri lavori, un valore aggiunto che viene dall'unione delle competenze, dallo scambio, da tutto quello che abbiamo visto in questi giorni. Ripeto, non è una scelta ideologica, ma è una scelta che deve essere dettata da una serie di condizioni che ogni gruppo promotore deve analizzare al suo interno. Queste condizioni sono, appunto, se c'è qualcuno che ha che si vede come gestore a tempo pieno dello spazio del coworking e quindi vuole anche avere un reddito da questa attività. Dipende anche in parte dalla tipologia dello spazio, perché il numero di postazioni che hai, il tipo di servizi che puoi vendere, anche da questo dipende la tua capacità di generare delle entrate e quindi di fare in modo che per qualcuno possa essere un reddito continuativo. Il consiglio che vi do è: fatevi queste domande all'inizio e provate a capirlo fin dall'inizio, perché se rimane ambiguo può generare anche delle, come dire, delle incomprensioni all'interno del gruppo. E noi, appunto, ci definiamo un progetto di impresa culturale, ma non perché facciamo impresa direttamente attraverso l'attività di coworking, ma perché promuoviamo dei modelli imprenditoriali, soprattutto in campo culturale e sociale. Andiamo all'identità, quello che vi dicevo all'inizio. Ci sono delle cose che sono comuni a tutti i coworking e ci sono degli aspetti che però sono caratterizzanti. Quelli che caratterizzano la nostra esperienza sono tre e li ho sintetizzati qui in questa slide. Non solo via Re Federico, cioè l'annosa questione del rapporto con lo spazio. Si può fare co-working a prescindere dall'esistenza di uno spazio fisico? Io penso di sì. Si può fare, cioè, nel momento in cui si ha uno spazio fisico, tutto quello che avviene all'interno dello spazio fisico è co-working, ma c'è il rischio di rimanere isolati all'interno di uno spazio? Sì, questo rischio c'è. La scelta che noi abbiamo fatto è anche questa, che è stata dettata da una situazione specifica, che è quella della nostra città,
è quella di utilizzare il co-working anche come un attivatore di processi di rigenerazione urbana, cioè non ci limitiamo, cioè la nostra esperienza non si limita all'utilizzo dello spazio fisico, che è quello che condividiamo come luogo di lavoro, ma è venuto molto naturale guardarsi intorno e esportare questa esperienza di condivisione e di generazione di competenze, di idee, di stimoli anche al di fuori del nostro spazio. L'esempio più recente è la promozione dell'esperienza delle social street, che non so se voi conoscete. È un'esperienza che è iniziata a Bologna in maniera molto, molto semplice, come tante cose della cosiddetta sharing economy, economia collaborativa. Un ragazzo via Fogazza si è reso conto che era da non so quanto tempo che viveva lì, ma non aveva quasi mai avuto rapporti con i suoi vicini, mentre invece magari aveva fatto diverse conoscenze in altre parti della città, e ha semplicemente deciso di mettere nella buca delle lettere di tutti gli abitanti di questa strada l'invito a entrare in un gruppo Facebook. Nel giro di 2 giorni c'erano 300 persone in questo gruppo Facebook, e è iniziata in maniera spontanea una collaborazione tra queste persone, quello che una volta era il buon vicinato e che forse ancora qui è ancora praticato, ma più vai verso il nord più sembra una cosa difficile da realizzare. E l'idea è quella di, diciamo, l'orizzonte delle social street può essere di due tipi: si può limitare a questo tipo di scambio di collaborazione tra vicini, mi manca il sale, mi tieni il bambino, tu cosa sai fare, io posso aiutarti in questo, ma può diventare anche, come sta succedendo a Palermo, un orizzonte invece di riqualificazione urbana in quelle città dove, lo sappiamo bene, spesso bisogna sopperire alle mancanze della pubblica amministrazione, per cui per esempio col gruppo del mio quartiere, del quartiere dove c'è il co-working, si sta pensando alla riqualificazione di una piazza che è molto degradata, e quindi a fare delle pulizie, a prenderci cura noi di questa piazza con altri cittadini. Ecco, questo è un esempio di cosa vuol dire portare le dinamiche collaborative anche al di fuori dello spazio di lavoro, ma interessarsi alla cura del territorio, per esempio. E in questo può essere interessante, visto che c'è qui un assessore, anche capire come gli spazi di co-working possono diventare una risorsa utile per le pubbliche amministrazioni, trovando forme di condivisione e di collaborazione. L'altro grande tema che ci caratterizza come spazio di co-working è quello della messa in comune delle risorse. Noi ci siamo definiti fin dall'inizio un laboratorio di pratiche di economia collaborativa. In realtà non so quanto questa definizione sia pertinente a un anno dall'apertura del nostro spazio, nel senso che non sono nati dei progetti. Non ci sono start-up di sharing economy, Re Federico. Il tipo di pratica collaborativa che noi realizziamo ha a che fare con la messa in comune di beni mobili, immobili, di competenze, quindi più in generale con una messa in comune di risorse e con dinamiche del consumo collaborativo più che della produzione. Quindi facciamo un gruppo d'acquisto, facciamo un mercatino di abiti usati, organizziamo degli swap shop. Insomma, quindi ecco, se per economia collaborativa si intende la sharing economy come quelle pratiche appunto di business oriented, diciamo così, e di produzione di beni e servizi attraverso lo scambio peer-to-peer, effettivamente questo è un orizzonte possibile. Io spero che alcune delle idee che abbiamo possano diventare delle piattaforme esistenti, ma questo non è ancora avvenuto. Ci sentiamo però portatori di valori di messa in comune di risorse, e alcune pratiche che realizziamo all'interno dello spazio danno concretezza a questi valori. In ultimo, ed è uno degli aspetti a cui pensavo quando vi dicevo alcune cose non sono venute fuori, e anche questo fa parte del fare co-working, devo dire non al sud ma in Italia, ed è il tema che in qualche modo veniva affrontato anche nel video della coalizione tra i lavoratori freelance. Gli spazi di co-working, lo sapete, nascono a San Francisco, nascono dopo l'esperienza del telelavoro e quindi della frammentazione del lavoro autonomo, il solipsismo di chi lavora da freelance, è costretto a lavorare a casa, eccetera, e diventano quindi il naturale luogo di aggregazione soprattutto tra i cosiddetti lavoratori autonomi o freelance, che sono dei lavoratori che in Italia hanno uno statuto
molto poco ben identificato, tutta la questione delle partite IVA, non dei liberi professionisti, ma di chi lavora con partita IVA senza un ordine professionale che lo difende. Ecco, un percorso sotterraneo al mondo del coworking, ma che, di cui noi ci sentiamo assolutamente parte. Siamo entrati per esempio nella rete del Quinto Stato che porta avanti questi discorsi, siamo in contatto con ACTA, che è un tentativo di, appunto, di coalizione tra i lavoratori freelance, è proprio quello di fare in modo che possano essere anche dei luoghi dove si dibattono i temi del lavoro contemporaneo. I coworking non sarebbero nati se fossimo rimasti fermi alle forme del lavoro tradizionale, no? Del posto fisso, del lavoro dipendente. I coworking nascono nel momento in cui ci sono lavoratori come noi che hanno difficoltà a spiegare alla mamma che cavolo di lavoro fanno, che cambiano lavoro molto, molto spesso, che hanno nelle proprie partite IVA dai 10 ai 15 codici Ateco, tanto non si sa mai, e cose di questo tipo. Noi ci piacerebbe che chi fa coworking si interrogasse anche su queste cose. Da un lato è una necessità, perché diciamo, se tutti piangiamo singolarmente quando arriva il bollettino della gestione separata dell'INPS, oppure aumentano, diciamo, le aliquote sul reddito dei lavoratori autonomi, è un conto. Se proviamo a fare coalizione e a esistere quantomeno nell'agenda politica di questo paese, allora potrebbe anche essere un ulteriore obiettivo che i coworking si danno. Anche io vado molto sul concreto, perché visto che voi avete un obiettivo concreto mi sembra utile condividere la nostra storia, che è una storia molto molto diversa da quella che avete sentito prima. I nostri numeri sono decisamente più piccoli, però ecco, non sapendo ancora che piega prenderà il vostro progetto, tutto può essere utile. Noi abbiamo lavorato per un anno alla preparazione dell'apertura del coworking, ma su questo vi farò un approfondimento dopo perché è importante. Il nostro investimento iniziale è stato di circa 8.000 euro che sono serviti a rimbiancare le pareti di casa e acquistare mobili, in parte restaurarli, quelli comprati nei mercatini, in parte comprarli, confessiamo, all'IKEA, in parte recuperare attraverso, diciamo, l'autocostruzione. Abbiamo anche lanciato un contest di design fai da te, chiedendo alle persone di disegnare per noi attraverso upcycling o attività di riciclo degli oggetti e dei mobili che potevano servirci. Abbiamo un appartamento al terzo piano di 200 metri quadri con una terrazza. L'appartamento è in affitto, paghiamo 700 euro al mese di affitto, e abbiamo in tutto 14 postazioni, la cui gestione è molto diversificata. Ma abbiamo aperto pensando di avere due tipologie: una scrivania più grande, più attrezzata, da 200 euro al mese, e una stanza con 6 postazioni più piccole da 150. La situazione attuale è che quelle 200 sono diventate 180, quelle da 150 sono diventate 100, e abbiamo due persone che fanno scambio servizi, quindi non pagano cash, ma pagano dandoci delle competenze che condividiamo e noi in cambio diamo lo spazio. Tutto questo vedendo facendo, si dice dalle mie parti. Cioè, poi ovviamente devi avere un business plan, una previsione di quantomeno di entrate e di uscite iniziale, ma ti serve proprio per poter essere flessibile rispetto al business plan iniziale che avevi identificato. Noi sappiamo, per esempio, rispetto alla situazione che stiamo vivendo adesso, che non possiamo in questo momento permetterci di avere altre persone che non pagano cash ma fanno scambio, perché arriviamo appena a coprire le spese. Nel momento in cui dovessero entrare nuovi coworkers paganti, potremmo decidere di prenderne altri che scambiano. Ecco, è una cosa che vai rivedendo, diciamo, di volta in volta, e adatti alle esigenze del momento. Vi dicevo dell'anno di preparazione. Ecco, questo nella storia di The Hub era già in parte venuto fuori. Io confermo quello che diceva Giusy: è molto importante il momento iniziale di creazione della comunità.
C'è una diatriba su questo punto, no? È un po' nato prima l'uovo o la gallina, cioè serve prima lo spazio, serve prima il gruppo, ci sono anche posizioni diverse e secondo me alla base c'è sempre quella domanda iniziale che vi dicevo, no? Si fa co-working con un'idea che il co-working stesso sia imprenditoriale. Perché questo? Perché si può anche pensare di appunto puntare sull'attrattività dello spazio e quindi iniziare anche diciamo da soli o con un piccolo gruppo, due, tre persone che promuovono la cosa ma che se la intestano come una loro attività imprenditoriale e poi aggregare la community anche a spazio aperto, presentandosi, facendolo vedere, vendendo in termini anche qui, ripeto, assolutamente non negativo, le postazioni e i propri servizi. Oppure si può fare come abbiamo scelto di fare noi, non potendoci permettere diciamo questo investimento iniziale con il rischio che poi lo spazio rimanesse vuoto, essendo in un territorio dove siamo stati primi a fare co-working, quindi c'erano troppi punti interrogativi. Noi abbiamo scelto prima di creare una comunità di persone che supportassero il progetto e abbiamo fatto quindi quasi un anno intero di coprogettazione che ha seguito due metodi, un questionario anche noi online che poi ora vi faccio vedere l'infografica finale con i risultati e degli incontri fisici di progettazione insieme a una serie di persone che provavamo a stimolare, no, a entrare a fare parte del progetto e con le quali ci interrogavamo insieme che forma dare a quello che volevamo fare. Noi lo spazio l'avevamo già, nel senso che questa casa dove siamo adesso era la casa dove abitava il mio socio, poi lui ha cambiato casa e abbiamo deciso di avviare questo progetto, quindi questi incontri di coprogettazione li facevamo già nello spazio, che appunto è stato per questi mesi in un limbo, era un po' un co-house che affittavamo a turisti, una stanza c'eravamo noi che ci lavoravamo, insomma è stato un po' un momento di passaggio, però avevamo già lo spazio, quindi anche questa attività di coprogettazione è stata fatta pensando a uno spazio reale. Tutto questo è stato molto importante non solo appunto come veniva detto prima perché ti serve, ecco, perché da un punto di vista proprio di investimento iniziale e strategico avere già un gruppo di persone che si impegnano poi a fare parte dello spazio, a supportarlo anche economicamente, ma perché come dire, c'è un valore di fondo nel dire che viene prima la community, cioè anche qui è la scelta di un certo modo di fare co-working che mette al centro le persone, le relazioni e che quindi si testa anche sull'esistenza di un gruppo e sul tipo di dinamiche che si svolgono all'interno di quel gruppo. E poi c'è anche un affermare, come dire, che anche il processo ha un valore, cioè se vogliamo fare co-working, se ci sentiamo portatori di pratiche di collaborazione, di cooperazione, anche innescare queste pratiche collaborative, di condivisione, di co-decisione, che è una cosa difficilissima ma bellissima, fin dall'inizio è importante e dà un senso a quello che stiamo facendo. Le domande che ci sono nella cartolina non le guardate perché era la cartolina che fa ridere, perché non c'era veramente nel frigo poi il biofood, i sofficini o lo champagne, ecco questa era. Vi faccio vedere l'infografica invece della... Allora... Diciamo che l'indagine che abbiamo fatto è stata appunto su quello che le persone potevano desiderare di avere all'interno di un co-working anche in termini di servizi offerti, perché anche questa è una scelta da fare all'inizio. Metto solo lo spazio, io host, io promotore, io coordinatore, io manager del co-working, chiamatevi come volete. Metto solo lo spazio oppure devo mettere dei servizi, no? Per esempio mi ricordo, adesso mi fa ridere, ma all'inizio grandi interrogazioni su se ci voleva la segreteria, che adesso mi fa ridere per la piega che ha preso pensare di avere la segretaria alla reception, però all'inizio ce lo chiedevamo, metti che ci vuole qualcuno, e quando suona il citofono che succede? Questa cosa sembrava un problema enorme, poi insomma non solo questi problemi della condivisione.
E questi, quindi, qui erano alcune così delle risposte. Questa poi ve la lascio se vi può servire. E l'altra questione iniziale era quella, no, perché sono tutte cose che appunto che adesso davvero mi fanno tenerezza, però all'inizio te lo chiedi, non avendo mai fatto l'esperienza reale di avere lavorato, no, nella stessa stanza, nello stesso ambiente con altre persone. E quindi c'era il problema di questo. Fate sempre conto che queste domande vengono già dai gruppi di coprogettazione, quindi nascono da queste discussioni di gruppo in cui alcune domande rimanevano insolute, perché c'era chi diceva no, io se quello parla al telefono non posso lavorare mai, quello diceva no, ma no, figurati, allora ma si deve, quando suona il telefono, il cellulare, che fai? Ti alzi ed esci dalla stanza o puoi parlare dentro la stanza? Mi sento un po' come Grillo che fa le cose, lancia il questionario online per risolvere le questioni. Però tutto questo, devo dire, poi c'è servito, ecco. E, appunto, sul senso della condivisione, quindi che cosa si intende per condivisione, quanto c'era un'idea anche di condivisione di risorse economiche, di denaro, no? Quando parlavamo di valori come quelli dell'economia collaborativa, eccetera. Altre erano proprio delle cose pratiche da cui poi è venuto fuori una sorta di regolamento condiviso, diciamo, dello spazio. Questo processo ha portato all'apertura, adesso facciamo, è stato gennaio del 2013, sì, gennaio del 2013 abbiamo fatto un Open Week, e tutto questo perché appunto molto lavoro iniziale era destinato a pensare come intanto promuovere e far conoscere il modello del co-working in una realtà dove adesso siamo in tre spazi di co-working a Palermo. L'anno scorso abbiamo aperto in contemporanea con un altro di questi tre, però ecco, era tutto molto nuovo. Sulla questione, per esempio, nella coprogettazione iniziale, rispetto al tema dei bisogni, no? Molte volte si dice facciamo un'indagine di contesto, facciamo un'indagine iniziale, capiamo quali sono i bisogni del territorio. Da un lato è vero, ma dall'altro, quando ci troviamo in situazioni, in discussioni che riguardano l'innovazione, questo è vero fino a un certo punto, perché tante volte ci sono dei bisogni che le persone non sanno di avere. E per alcune cose dell'esperienza del co-working è stato così, no? Quando ci interrogavamo sui bisogni rispetto al lavoro, venivano fuori sempre un po' le solite risposte. Non era percepita come una soluzione, perché non se ne capivano le potenzialità di un modello del genere. Quindi è vero, è importantissimo conoscere il territorio e indagarne le criticità, i punti di forza, i punti di debolezza, tutte queste cose, ma nello stesso tempo ricordatevi sempre che voi siete portatori del nuovo e quindi bisogna anche a volte un po' fare sperimentare le cose alle persone per fargli capire che no, c'era un bisogno di cui neanche erano consapevoli. Quindi tenete conto di queste cose, ma anche osate tanto. Ecco, questa è la parte più importante. Cose che sono nate. Ho pensato che il modo migliore è che anche potesse essere più utile per voi per raccontare Re Federico era raccontarvi delle attività, dei progetti, anche molti di questi sono lavoro, vero, che sono nate in questo primo anno, e ho selezionato delle cose che sono sicura che non sarebbero nate se non all'interno di Re Federico, cioè anche se alcune di queste magari vengono da lavori precedenti dei co-workers, però esattamente questi progetti sono nati grazie all'interazione che è avvenuta all'interno del co-working. Per esempio il progetto Mettere in Comune. Come spazio di co-working siamo stati scelti dal Consiglio d'Europa, dalla Divisione Coesione Sociale, per partecipare a un progetto molto bello che vi consiglio di guardare online, che si chiama Responding Together, ed è una mappatura che il Consiglio d'Europa ha commissionato delle realtà, delle pratiche, della messa in comune di risorse in Europa.
trasversalmente ai temi, quindi in questo elenco, in questa lista che c'è adesso sul sito di Responding Together, trovate le esperienze più disparate di messa in comune di risorse, appunto, dai co-working a chi fa riciclo, baratto e riuso, a chi riutilizza per esempio appunto i rifiuti per creare oggetti, a chi si occupa del caring, quindi tutto quello che ha a che fare con la cura della persona, dell'infanzia, degli anziani. Insomma, sono pratiche molto diverse unite da questa idea di un uso alternativo delle risorse. Questa esperienza ci ha portato a fare una mappatura regionale di chi in Sicilia stava facendo questo tipo di sperimentazioni. Il progetto poteva finire con questo workshop di 2 giorni che abbiamo fatto all'interno di questo progetto europeo a Palermo, e invece è continuato perché è nata una rete che si chiama MIC, Mettere in Comune, perché le persone che si sono incontrate in occasione di quel workshop hanno sentito l'esigenza di continuare a incontrarsi e provare ad affermare insieme questi valori di condivisione e di messa in comune di risorse. Quindi adesso il workshop è stato a maggio dell'anno scorso, quindi adesso è quasi un anno che questa rete comunque continua ad esistere e si fa portatore sul territorio di questa idea di uso alternativo delle risorse e di pratiche antispreco. E questo è l'esempio di una cosa che è nata come lavoro, perché il progetto era finanziato, noi ci abbiamo lavorato con un compenso, e si è trasformata in una pratica di attivismo e di movimento sociale sul territorio. Questo invece è un esempio mi riguarda personalmente, perché l'Ecomuseo Mare Memoria Viva è un progetto dell'associazione CLAC, iniziato 2 anni fa con un finanziamento della Fondazione Con il Sud, un progetto molto, molto lungo che ha portato alla fine all'apertura di uno spazio a Palermo che si chiama appunto Ecomuseo Mare Memoria Viva. È uno spazio espositivo, un centro culturale. L'esperienza, chi lavora a progetto lo sa, l'esperienza di questo progetto poteva iniziare e finire: finito il finanziamento, si è arrivati al raggiungimento dell'obiettivo, è stato aperto il museo, poteva finire lì. All'interno del co-working si è creato un gruppo di lavoro di persone che hanno intercettato questo progetto e che adesso vogliono portarlo avanti, vogliono provare a farlo diventare un'impresa culturale autosostenibile. Quindi probabilmente, appunto, noi che lavoriamo a tempo pieno siamo in 2 a CLAC, se non avessimo avuto all'interno del co-working la possibilità di incontrare delle persone con delle competenze, il tempo e la voglia di continuare questo progetto insieme a noi e di investirci, probabilmente, ecco, adesso esisterebbe l'Ecomuseo Mare Memoria Viva come museo del Comune di Palermo. E invece, grazie a questo nuovo gruppo che si è formato nel co-working, questa esperienza sta continuando e stiamo provando, appunto, a farne un'impresa culturale che eroga servizi turistici, servizi al territorio. Quindi Usit, vi ho portato delle mappe. Anche questa cosa qui non esisterebbe se non fosse nata e maturata all'interno del co-working. Dei ragazzi che conosciamo, ventenni, avevano conosciuto queste mappe in giro per l'Europa e avevano voglia di realizzarla a Palermo, con tutto l'entusiasmo che puoi, insomma, che puoi avere a quell'età, e anche con il caos che hai in testa a quell'età. E quindi all'interno del co-working questa cosa ha trovato una forma, una disciplina, una struttura. Loro sono stati bravissimi, hanno lavorato moltissimo. Noi abbiamo condiviso la partita IVA dell'associazione, permettendogli di ricevere un finanziamento da parte del comune per la stampa delle mappe, e gli abbiamo dato il budget necessario per iscriversi alla rete europea, senza la quale non si sarebbero potute stampare. Insomma, tutta una serie di facilities che sembrano banali, ma che davvero hanno permesso a questa cosa di passare da un'idea iniziale alla sua realizzazione. Anche banalmente l'avere la possibilità di anticipare
fare dei soldi perché la tipografia vuole essere pagata subito, no? Quando ti consegna le mappe il finanziamento ti arriva dopo 6 mesi dal comune, e allora, come dire, poter condividere anche un fondo cassa, le possibilità economiche della condivisione sembra banale ma diventa fondamentale. E adesso esiste questa mappa di Palermo che fa parte di questa rete USIT, che è una rete europea di mappe che vengono distribuite gratuitamente e sono realizzate da viaggiatori giovani e rivolte a viaggiatori giovani. E sono molto carine tutte graficamente, ma è bello anche soprattutto è bello il concetto che ci sta alla base, che anche in questo caso ci racconta e ci rispecchia, perché è un'idea di comunità, cioè le mappe vengono realizzate in maniera molto partecipata, quindi anche per arrivare alla realizzazione di queste i ragazzi hanno fatto diversi incontri in cui si chiedevano a chi interveniva dove porteresti il turista, qual è il tuo locale preferito, cosa fai la sera, hai un negozio da consigliare, e da tutto questo lavoro appunto di passaggio di informazioni poi è nata la mappa. E la cosa molto intelligente, anche se parlavo prima con Maria Alba, difficile poi da realizzare al sud, è che loro giustamente per garantire la rete USIT, per garantire l'indipendenza nelle scelte, per evitare che poi il ristorante ti dà i soldi e quindi c'è quel ristorante lì nella mappa, impongono che l'unica possibilità di finanziamento delle mappe siano degli enti pubblici. Quindi questo ha molto rallentato, diciamo, l'iter di realizzazione, ma poi alla fine siamo riusciti ad avere il finanziamento al Comune di Palermo e quindi è stata stampata proprio pochi giorni fa. BIC, ecco, un'altra esperienza di trasformazione di una passione, di un'idea in un'attività che aspira a essere lavorativa. Sono dei ragazzi che frequentano la comunità del co-working, con cui abbiamo condiviso dei percorsi di lavoro. Loro sono appassionati appunto di bicicletta, di cicloturismo, abbiamo attraverso il co-working acquistato delle biciclette, 8 biciclette, che loro adesso utilizzano per organizzare queste biciclettate urbane, insomma, con l'obiettivo anche poi di espandere questo servizio anche per i turisti. Insomma, c'è tutto un progetto che anche questo è maturato ed è nato all'interno del co-working. Un'esperienza di rete, ecco, anche questo, il co-working diventa quasi naturalmente un luogo dove le persone si mettono in connessione. Un'esperienza che sta nascendo adesso, per esempio, legata a questo, è questo tentativo di creare una rete tra gli operatori culturali e il contemporaneo in Sicilia, cioè si può dire molto semplicemente come provare a creare una connessione e una capacità di azione comune tra le persone come noi, come quelle che sono qui in questa stanza, cioè chi si occupa di culture contemporanee, chi ha un'attitudine all'innovazione sociale, chi si occupa di innovazione, che sono le persone che possono fare la differenza nello sviluppo territoriale, almeno questo è quello che noi pensiamo, e quindi fare in modo che in un territorio si conoscano tra di loro e seguano quello che ognuno sta facendo e al momento giusto possano fare in rete, è già di per sé una cosa che innesca valore, che innesca potenziale di trasformazione, che è la cosa più importante. Riciclo è un progetto, anche questo, nato dall'incontro tra un architetto che sta al co-working, ma che in realtà non fa l'architetto, ma si è inventato un'attività di biocatering legata a una sua azienda agricola che ha. La conoscenza che avevo io del Public Design Festival, che è questo festival che fanno a Milano realizzazioni che hanno a che fare con l'uso degli spazi pubblici, insomma, si sono messe insieme una serie di test dentro il co-working, abbiamo fatto questo progetto che è stato anche selezionato dal Public Design Festival, è un trabiccolo che servirebbe per diciamo una sorta di bancarella mobile per il cibo, però con un'idea evoluta appunto di cosa può volere dire cibo da strada, perché quello che viene, diciamo, servito è tutto è verdura fresca. Questa è una tenda fotovoltaica che quindi permette di azionare lo spremiagrumi e la refrigerazione della verdura, e poi quello si chiude, dietro c'è la bicicletta e quindi si muove. Insomma, era un'idea di un... ma l'ho messo semplicemente per farvi vedere la varietà di cose che
possono venire fuori negli ambiti che se uno guarda questa panoramica dice ma appunto ma che lavoro fai, ma cosa fate, no? Ecco, facciamo tutte queste cose. La grande potenza del co-working è proprio che a prescindere dalle competenze, che è una parola che a me ha un po' stufato, devo dire, no? A prescindere dalle competenze singole, il punto è poi come le sensibilità delle persone, quello che hanno voglia di fare, le idee che vogliono condividere, riescano a creare delle buone idee, delle attività, e appunto in un panorama che può essere veramente molto, molto ampio. Altra cosa, forse l'ultima, per chiudere la varietà del panorama, sempre in un gruppo, da noi ci sono diverse persone che lavorano con i bandi, questa parola, che usufruiscono, diciamo, delle possibilità di finanziamenti pubblici e privati in diversi contesti, soprattutto, diciamo, per quello che è il nostro background in ambito culturale e sociale. Quando è uscito il bando della Fondazione Telecom sui beni invisibili, qualcuno ha detto c'è questo bando, un altro ha detto ci lavoriamo, un altro ha detto ok, insomma si è creato questo, perché veramente va abbastanza così. Però ecco, la cosa bella è che da questo gruppo di lavoro che si è impegnato, ed è stata forse questa la prima proprio progettazione importante che abbiamo provato a fare insieme, persone che non si conoscevano prima, cioè comunque sono che hanno interagito all'interno del co-working, insomma adesso incrociamo le dita perché siamo tra i 50 finalisti, aspettiamo la selezione finale, quindi può darsi pure che, insomma, che dal co-working venga fuori il finanziamento per questo progetto, che insomma, ha a che fare con un incubatore di imprese culturali e sociali sul tema del food. Le prospettive. E ho provato a, perché ecco, fare questo esercizio anche di racconto è servito anche a me per chiedermi ok, adesso dove stiamo andando, perché un anno è poco, anche se abbiamo fatto tante cose, stiamo adesso misurando una serie di cose. E concludo con queste perché poi sulle domande tipo la sostenibilità, queste cose qui, vorrei che mi chiedeste voi delle cose specifiche, inutile che faccio io un'analisi approfondita. Quindi chiudo con questo e poi ragioniamo un po' insieme delle cose che vi possono interessare di più. Allora, io vedo tre, anche rispetto appunto ai nostri interessi, a quello che ci piace fare, ai nostri valori, al tipo di persone che in questo anno si sono aggregate, che non sono sempre le stesse, noi abbiamo, come dire, uno zoccolo duro, lo chiamiamo, di co-workers, ma poi molti sono anche cambiati nel tempo, però ecco, questa identità condivisa in qualche modo è rimasta, perché poi è un'altra questione, no, che si pone sempre, ma che fai, selezioni chi viene? No, io penso che nel momento in cui tu sei bravo a raccontare chi sei, quello che vuoi, cosa fai, racconti bene la tua identità, la selezione avviene naturalmente, cioè è improbabile che, da un lato è improbabile che chi non ha appunto un'attitudine alla condivisione scelga di lavorare in un co-working, quando viene quello che vuole solo capire se c'è una stanza che costa poco per fare il suo ufficio, lo capisci subito, lo capisce anche lui che non tira aria e se ne va senza bisogno che insomma gli dici di no. Noi no, non abbiamo dovuto dirlo mai a nessuno, devo dire, perché appunto si crea una sorta di identificazione con un gruppo di persone, con lo spazio, con i valori di cui quello spazio è portatore, quindi non c'è bisogno, ecco, secondo me, di selezionare, ma ci si seleziona da sé, però bisogna anche raccontarsi bene. Per esempio, ecco, rispetto a questo, queste tre prospettive hanno a che fare con quello che noi raccontiamo, con quello con cui noi ci identifichiamo. Io vedo una prospettiva interessante di sviluppo, dire Federico, ma più in generale del mondo co-working, in connessione con il tema dell'occupazione. E oggi, quando in uno degli esercizi che si è fatto, quando si parlava delle criticità del territorio, tornava sempre questo ragionamento sulla disoccupazione giovanile. Ecco,
anche riprendendo l'analisi che abbiamo fatto all'inizio su come stanno cambiando le forme del lavoro, il lavoro autonomo di seconda generazione, il lavoro culturale, ecco, il coworking può essere una risposta su questo, e questo vuol dire anche che può intercettare finanziamenti e possibilità di sostegno da quel mondo lì, e comincia a esserci un riconoscimento anche da parte dell'amministrazione pubblica e ancora di più dell'Unione Europea di come gli spazi di coworking possono essere interessanti, no? Per sostenere l'occupazione giovanile, l'autoimprenditorialità e tutto questo. Quindi questa è una prospettiva secondo me interessante, quindi il consiglio è quando avrete uno spazio di coworking monitorate anche quel settore lì, perché sembrano apparentemente due cose diverse, ma invece c'è molto legame, no? Rispetto al mondo della formazione, di tutte quelle cose lì. Ecco, anche qui, questo è un tema un po' difficile, però ci tenevo molto a introdurlo. Anche questo fa parte di una scelta di campo in qualche modo. Per noi almeno, ecco, avere uno spazio di coworking, agire da coworkers, vuol dire promuovere la gestione partecipata dei beni. E quindi vuol dire affermare un modello che è quello dell'orizzonte dei beni comuni. Fare coworking vuol dire condividere, vuol dire mettere insieme, vuol dire mettere in comune le risorse e vuol dire anche farsi promotori e pensare a una gestione delle politiche territoriali in questi termini. E in questo c'è anche quella che dicevo all'inizio, una sorta di missione politica dell'essere coworkers e del fare coworking. Quindi un altro come dire, mondo interessante per il coworking è anche quello che ha a che fare con l'innovazione sociale e con le politiche territoriali, la rigenerazione urbana e tutta una serie di cose che ho capito che voi avete già intercettato come utili e come interessanti. Lo è anche il tema del nuovo welfare, che è quello un po' più complicato, diciamo, da sintetizzare, ma il punto è che venendo meno le forme classiche, no, di sostegno, i servizi sociali, l'assistenza da parte del pubblico in numerosi campi, si aprono, ovviamente è una cosa negativa, ma la cosa che può essere letta in positivo è che si possono aprire delle possibilità di lavoro. Pensate all'esempio che vi faceva Agostino, gli asili nido e gli anziani, no? Ecco, quello è lavoro possibile nuovo, ed è un lavoro possibile in cui il coworking può avere un ruolo molto interessante, quindi sono degli stimoli di campi di interesse, però per esempio in una situazione in cui tutto quello che ha a che fare con le forme del nuovo welfare può diventare un terreno fertile e un terreno anche da intercettare per creare occupazione e reddito, perché ovviamente il nostro obiettivo è sempre quello. E in ultimo, questo esperimento che ci tenevo a condividere con voi. Allora, la casa in cui siamo, vi dicevo, prima di diventare co-working è stata un co-house, intendendo per co-house la condivisione delle stanze con viaggiatori o lavoratori che venivano a Palermo per brevi periodi. Quando abbiamo aperto il co-working, questa esperienza ci è mancata moltissimo, perché Palermo non è una città in cui c'è molto ricambio, no, di persone, non è una città come Milano, come altre in cui, no, c'è, si va e si viene. Ecco, chi va e chi viene più o meno è perché emigra oppure ritorna dall'emigrazione, ma insomma. Ecco, gli stimoli, il dinamismo, l'idea di conoscere persone nuove che ci dava accogliere i viaggiatori o persone appunto che magari venivano per lavoro a Palermo, c'è mancato da quando abbiamo aperto il coworking, però siamo riusciti, diciamo, a ricreare le condizioni per farlo, perché nello stesso palazzo, qui si torna all'immagine di Perec, ci sono altri due appartamenti, è una palazzina Liberty con sei appartamenti, quindi tre piani. Ognuno di questi piani ci sono appunto due appartamenti, tutti gli appartamenti hanno una terrazza che dà su un cortile interno.
Due di questi appartamenti adesso sono occupati da nostri amici che separati con dei bambini e che sono anche queste case di 200 metri quadri, per cui hanno delle stanze in più che usano come affitta camere. E da questo è nata questa idea di provare a fare un progetto integrato di co-working e co-housing che ha alcune cose simili a quello che ha fatto Casa Natural che avete sentito ieri. L'idea però che stiamo sviluppando è di pensare come il co-working possa essere anche un erogatore di servizi che noi chiamiamo di turismo comunitario, cioè questo essere un naturale aggregatore di persone attive, di persone impegnate socialmente, di persone, vogliamo dire, creative, non so, comunque di persone che molto spesso hanno una grande passione per il loro territorio, come può diventare anche uno strumento utile e interessante per chi vuole conoscere un'altra Palermo o un altro Salento, visto che voi di turismo siete messi anche meglio di noi. Questa è una prospettiva secondo me molto molto interessante. Quando poi sogno in grande, quando mi metto così a immaginarlo tra 10 anni, mi immagino una rete di co-working del sud che fanno anche ospitalità alternativa, quindi che diventano comunità accoglienti. Soprattutto perché l'idea che più mi piace di questo è che potrebbe avere un valore nel rompere alcuni pregiudizi, no? E alcune visioni stereotipe che si hanno sul sud. Cioè uno viene al sud e non si aspetta di trovare innovazione, viene al sud e non si aspetta di trovare persone che lavorano dalla mattina alla sera, che fanno mille cose, che hanno un sacco di contatti, che non si fermano mai, che vogliono un sacco cambiare il loro territorio. Allora, siccome molto spesso i co-working aggregano persone così, perché non farli conoscere, non farci conoscere anche da chi viene in viaggio? Vi lascio con questo stimolo. Vai, domande libere adesso. Vai. Ah, lì, lì, l'ho visto. Sì? Ok. In realtà forse hai già in parte risposto. Io volevo qualche dettaglio in più sul come siete nati, cioè quanti eravate all'inizio, in quanti vi siete evoluti e voi in realtà non vivete di questo, però ci rientrate nelle spese? Cioè riuscite a... Allora, quando siamo nati, diciamo in tre. Cioè io e il mio socio come CLAC, più una persona che adesso è l'host, Marina, che è diciamo, quello che si chiama l'host, no, del co-working, quindi è la persona che si prende cura delle persone, dello spazio, della gestione. Quindi diciamo proprio all'inizio diciamo, eravamo tre, poi siamo diventati quasi subito cinque, cioè in questa ricerca iniziale di persone che sposavano il progetto e che, come dire, dicevano ok, quando apre io ci sono sicuro. E quindi quando abbiamo proprio aperto appunto fisicamente lo spazio, eravamo sì 6-7 persone, se non ricordo male. Adesso appunto le postazioni sono in tutto 14, i cui tre diciamo sono occupate da i tre iniziali. Allora ci rientriamo con le spese e so che l'orizzonte del vostro progetto è di chiedere uno spazio pubblico, quindi con un affitto agevolato, un comodato d'uso, no? Non sarebbe male, nel senso che se
se noi non avessimo l'affitto, per esempio, esattamente il mensile dell'affitto potrebbe essere il reddito della persona che gestisce e che potrebbe fare quello a tempo pieno, il co-working. Sarebbe bello, nel senso che Marina potrebbe destinare molto più tempo di quello che destina alla gestione dello spazio, potremmo incrementare le attività, i servizi, gli eventi, ecco, perché non vi ho fatto vedere le foto dello spazio, che ora le metto di sottofondo. Perché ecco, una cosa che non ho detto è che facciamo un sacco di attività culturali, diciamo, gratuite, pubbliche, presentazioni di libri, dibattiti, mostre, ecco. Tutto questo ovviamente, se ci fosse una persona che ha un reddito dall'attività stessa, sarebbe quello che a noi non ci fa andare, diciamo, non ci fa avere un utile è l'affitto, decisamente, perché rispetto alle spese di gestione ordinaria, le bollette, la pulizia, queste cose qui ce la facciamo, ecco, ad andare. Noi andiamo a pari adesso o abbiamo pochissimo guadagno con però questi 700 euro al mese, che se non li dovessimo spendere su quello sarebbero tutti guadagnati, ecco. Aspetta, li faccio vedere. Io volevo... Sì. Io volevo fare una cosa assolutamente utilitaristica per me, candidandomi a sperimentare o a consigliare questa storia di co-working, co-housing, come ai fini turistici dei co-worker o dei creativi o dei collaborativi, insomma, che sono in rete in realtà. Tutti noi, come molti altri che sperano in questa interazione a distanza o ravvicinata, in realtà sono una rete che per essere viva poi si deve incontrare. Quindi questa cosa del co-working e co-housing temporaneo, anche fini turistici, è un buon volano, perché io stavo immaginando me stesso che magari in estate con la mia famiglia vado da loro, faccio una cosa con loro, interagisco, faccio un'attività di interazione pubblica con la loro comunità e mi ospitano. Cioè questo è il gioco di questa mattina, no? Alla fine c'è anche il non c'è solamente la messa in gioco della professionalità per un'attività insomma ordinaria, c'è anche un turismo che sicuramente è vivo e pullula di persone che interagiscono sui temi della rigenerazione, della partecipazione, della co-creazione, che potrebbero trasformare questa storia facendola coincidere con il turismo, insomma abitare insieme non solo per passare dei giorni a Palermo, ma per costruire delle reti che cambiano completamente il punto di vista della realtà quando ci sono innesti da lontano. E quindi questa cosa mi sembra che il modo per farla funzionare di più è attivare reti di turismo e di housing temporaneo, ma veramente di una settimana, in modo da proprio da far agire questa storia nei territori, dentro le città, perché insomma alla fine tutti noi che facciamo in qualche modo innovazione o processi di partecipazione lavoriamo con un'attività performativa molto alta per produrre dei risultati, però vorremmo avere anche questo doppio risultato del benessere, dell'esplorazione, del tour. Insomma, fino all'Ottocento si faceva il Grand Tour. Io immagino che potremmo abbattere completamente i costi nostri soggettivi andando a condividere spazi e esplorando cose, magari insomma facendo dei giorni di vacanza cooperativa, per cui esatto. Anche perché quando anche volete io vengo da voi subito anche lì. Ecco, sei la prova che quello che dicevo, che la selezione avviene in maniera naturale, cioè quando noi raccontiamo il tipo di esperienza che si potrebbe fare anche venendo da viaggiatore, no, nella nostra community, è chiaro che si sente attirato dal fare un'esperienza del genere chi è portatore di certe cose, no? Chi fa esperienze simili nel suo paese, no? Quindi anche il problema del target è un falso problema in questo caso, nel senso che tu naturalmente nel momento in cui ti racconti così
attiri persone come te che dicono: guarda, io mi riconosco in questa cosa qui, mi interessa conoscere la Sicilia in questo modo, attraverso gli occhi di queste persone, che sarebbero i miei occhi se venissimo... Dove sei tu? Che vengo... Io sono pugliese, senza rete, okay. Ma è anche un problema di cambio di prospettiva dell'innovazione. Cioè, nella sostanza, noi nei nostri territori o laddove lavoriamo abbiamo delle prospettive molto di contesto. Queste esperienze, i laboratori al basso, dà questa possibilità di vedere lontano, di, anche da casa, le interazioni locali. Però il contatto diretto, il fare insieme anche in momenti transitori temporanei è fondamentale per cambiare il punto di vista sulle proprie esperienze, su quelle della comunità. E non è solo questo, il fatto di coinvolgere delle persone diverse dal proprio territorio determina un interesse maggiore nel territorio in cui si opera. Quindi io penso che questa piccola strategia, che insomma lancio non solo per me ma fondamentalmente per interesse, sull'interazione a distanza possibile, sia una storia da provare concretamente, perché probabilmente esiste la possibilità di generare delle reti anche da subito, per dire, lei che sta a Berlino, cioè determinare in sostanza occasioni di coabitazione per attivare esperienze concrete in tempi stretti, ma certo, significative. Sì. Posso approfittare anche, senza farlo alla fine fugacemente, in maniera inappropriata, volevo veramente ringraziare Fedele per il lavoro che ha fatto. Sì. No, vabbè, però io sono molto felice di fare queste cose, io lo faccio per, come dire, dentro una professione, però le nostre attività professionali quotidiane hanno bisogno di un piano dove la cooperazione arriva sempre, che è un piano di scambio alla pari, quando, inventando e moltiplicando le risorse, che è un sistema per creare nuove possibilità, senza queste diverse pause dal lavoro, senza queste interazioni concrete, non possiamo costruire connessioni. Io ho sempre l'impressione, quando si creano queste occasioni quasi incrociate per caso, si generano sempre dei valori aggiunti che si ritrovano con un'accelerazione particolare, sempre. È una regola del gioco, funziona comunque. No, grazie a voi, perché ho imparato anch'io delle cose diverse rispetto alle mie immaginazioni. Grazie. Avevo risposto a tutta la tua, mi sono dimenticata pezzi della tua domanda. Premere. Ok. Parlavi di un fondo cassa comunque con cui avete aiutato alcuni progetti. Questo fondo cassa vi derivava da dove? Sono soldi del coworking? No, allora noi, forse una cosa che ho detto, siamo un'associazione come forma giuridica, perché era, diciamo, la cosa più simile al progetto di comunità che volevamo fare, appunto avendo deciso fin dall'inizio di non pensare in sé, appunto, viste le condizioni, l'affitto, eccetera, sapevamo che sarebbe stato difficile ricavare direttamente un utile, un reddito dall'attività stessa di coworking, per cui la nostra idea era condividere le spese, di fatto, e cogestire insieme le attività dello spazio con dei promotori, perché quello ovviamente ci vuole sempre qualcuno che poi tenga, e non è un'autogestione a tutti gli effetti. L'associazione, su che forma giuridica debbano avere i coworking, c'è un dibattito nazionale molto molto acceso, insomma, non si è arrivati a una
a una conclusione, ognuno diciamo adatta quello che può. Vi dico che c'è una forma, per esempio, che la Lega Coop sta provando a sperimentare, si chiama cooperativa di comunità, che potrebbe essere un orizzonte interessante, ma non è ancora mai stata applicata ai co-working, quindi bisogna un po' vedere il limite dell'associazione totalmente diciamo dura e pura, è che per esempio quando arriva poi il lavoratore con partita IVA che giustamente vuole fatturare i soldi che spende per utilizzare lo spazio, in alcuni casi può creare un problema perché tu gli fatturi un servizio, non gli fatturi l'uso in sé dello spazio, chiaramente. Quindi finché equipari diciamo quello che i soci mettono per l'utilizzo della scrivania e dello spazio a un contributo socio, alla quota associativa, allora la cosa funziona, come dire, anche da un punto di vista così funziona come idea, e nel momento in cui questo contributo lo devi fatturare, lì sono i limiti delle forme giuridiche esistenti. D'altro lato non ha senso fare una forma profit se non hai l'orizzonte di avere degli utili dall'attività diretta delle postazioni. Quindi insomma bisogna appunto anche lì che vi interroghiate bene su quali sono gli obiettivi, i servizi che pensate di vendere, quali cose saranno a pagamento, quali saranno gratuite, in base a questo capire qual è la forma giuridica più adatta. Chiaramente l'associazione, soprattutto in un momento iniziale, è anche quella più comoda, diciamo, è anche quella meno onerosa per iniziare. E quindi questo nel caso specifico, visto che noi in questo primo anno non siamo riusciti ad avere un surplus tale, quindi avere un fondo cassa che potesse bastare per coprire le spese, c'è stato un autofinanziamento dei soci che hanno anticipato questi soldi, quindi dipende. Breve parentesi, tu citi le cooperative di comunità, quindi io sono proprio obbligato quasi da statuto a dover fare un piccolo intervento, sì. Perché a proposito di cooperative di comunità, Melpignano credo sia la tu parlavi di Lega Coop, proprio Melpignano si è sperimentato il primo modello, credo tra il primo o tra i primi modelli di cooperativa di comunità, voluta anche questo, insomma, da peraltro la casa dell'acqua, l'acqua che abbiamo utilizzato durante la pausa pranzo, viene dalla casa dell'acqua che è all'interno dell'esperienza della cooperativa di comunità, nata di due anni fa circa. Di cui fa parte anche il comune? È stata un'iniziativa voluta dal comune, ora il comune inizialmente era socio, ora il comune non è più all'interno della cooperativa di comunità perché si voleva in qualche modo farla camminare con le proprie forze, con le proprie gambe, e quindi da un annetto il comune è fuori da questa esperienza, però l'ha voluta e quindi la costituzione è venuta un paio d'anni fa e il comune diciamo, è stato ente promotore. E la cooperativa di comunità in effetti potrebbe anche essere una delle forme giuridiche, noi l'abbiamo voluta perché è nata inizialmente con, sarò brevissimo perché voglio dire, piccolo off topic, legato insomma al fotovoltaico diffuso sui tetti, quindi l'idea ci si è raccontati, all'epoca c'erano ancora gli incentivi, quindi aveva anche una valenza dal punto di vista economico, uh-huh. Ci si è detti, anziché dare la possibilità alle multinazionali di poter, perché c'era la possibilità per i cittadini di mettere a disposizione il proprio tetto, vincolandolo per un numero di anni e avere in cambio l'energia elettrica, ci si è detti anziché farlo fare alle multinazionali perché non proviamo a farlo noi, ovvero perché non proviamo a farlo fare a una cooperativa di comunità composta e costituita dagli stessi cittadini, in questo caso di Melpignano, sì. E quindi vi direi questo è stato lo spunto che ci ha spinto a mettere in piedi un dispositivo di questo tipo, per cui la cooperativa di comunità con i cittadini, i soci della cooperativa, grazie a questo meccanismo è stato possibile realizzare circa una trentina di impianti fotovoltaici diffusi sui tetti, per cui il vantaggio per i cittadini è stato quello di ottenere a costo zero l'energia elettrica, per la cooperativa di comunità invece avere a disposizione l'impianto fotovoltaico e quindi beneficiare degli incentivi che ovviamente questi generavano, ripeto, qualche anno fa quando c'erano gli incentivi statali. La ricchezza prodotta dalla cooperativa, da questi impianti fotovoltaici, l'idea era ed è quella di reinvestire nuovamente questa ricchezza all'interno del territorio, con l'aggiunta che tutto il know-how necessario, ma anche le maestranze necessarie a mettere in piedi, a costruire, a installare impianti fotovoltaici, vengono nuovamente dal territorio, quindi dalla, e quindi in qualche modo questo ha generato un circolo virtuoso.
L'altra esperienza che si sta portando avanti sempre all'interno delle cooperative di comunità è questa delle case dell'acqua, quindi la possibilità di poter diffondere questa esperienza e in qualche modo anche lì ha una valenza fortemente sociale, perché il senso è uno tutto legato al consumo dell'acqua, bene pubblico, e soprattutto al fatto che oggi assistiamo a un uso smodato dell'acqua in bottiglie e bottiglie di plastica. Quindi l'idea è di renderla a chilometri zero, perché attraverso la casa dell'acqua questo ci dà la possibilità di averla. Acqua potabile peraltro, perché è collegata all'acquedotto pugliese, in aggiunta c'è un'ulteriore microfiltrazione e si ha la possibilità di averla fresca, ovvero in versione frizzante, e questo è il valore, semmai un valore aggiunto, ma dà soprattutto la possibilità ai cittadini di poterla comprare a un prezzo politico, costa 5 centesimi al litro, e quindi non solo poter risparmiare per i cittadini, ma per tutti coloro che vogliono in realtà approvvigionarsi alla casa dell'acqua, ma anche e soprattutto poter ridurre in maniera significativa quello che è il consumo e lo spreco della plastica. Scusate la piccola parentesi, ma citavi cooperative di comunità e quindi in qualche modo ero costretto a fare. C'è Yolanda. Senti, ma qual è il vostro rapporto con le istituzioni locali? Non so, il comune, la provincia, la regione, li avete cercati voi? Vi hanno cercato? Com'è stato? O com'è? Ecco, vi salutate per strada. Ma allora, come abbiamo avuto come co-working, perché poi ovviamente diciamo le diverse realtà che ne fanno parte hanno rapporti diversificati, noi per esempio CLAC per questo progetto che vi dicevo del Museo del Mare ha una partnership con il Comune di Palermo. Rispetto al tema del co-working è successa una cosa interessante, che noi appunto siamo in tre co-working a Palermo e ovviamente fin dall'inizio, un po' perché appunto sei portatore di una certa idea non competitiva ma cooperativa, un po' perché sarebbe stato veramente ridicolo, e abbiamo lavorato insieme per affermare il modello del co-working, che vuol dire che abbiamo organizzato delle presentazioni pubbliche, dei dibattiti, insomma una serie di cose per diffondere l'idea di che cosa co-working vuol dire, così. E questa cosa tramite uno di questi tre co-working è stata notata, insomma ha suscitato l'interesse dell'assessorato regionale alla formazione, stava in quel momento, quindi siamo a metà dell'anno scorso, lavorando sul piano giovani, che era questo grande piano di finanziamento sull'occupazione giovanile, e ci ha chiesto, ma che è sto co-working, ci può entrare qualcosa con le cose che stiamo facendo, e noi abbiamo lavorato insieme, abbiamo consegnato un dossier sul co-working in cui spiegavamo che cos'era nel mondo, che cos'era in Italia, che cos'era, mi ha fatto una mappatura dei co-working Sicilia, mappatura 10, insomma, però quelli che c'erano esistenti in Sicilia, però l'avere consegnato questa ricerchina, insomma, che abbiamo fatto ovviamente volontariamente a questo assistente dell'assessore è servito, perché a quanto pare all'interno del piano giovani sarà inserita una misura di sostegno, di finanziamento per l'apertura di nuovi spazi di co-working, cioè, anche questo tema del rapporto tra co-working e istituzioni è un tema molto caldo e all'ordine del giorno, ci sono state delle sperimentazioni, per esempio il Comune di Milano ha fatto un bando, il Comune di Milano ha fatto prima un albo, perché la grande questione, no, rispetto al finanziamento pubblico è: ma che cos'è il co-working? Cioè, se io, istituzione pubblica, voglio finanziare i co-working, intanto devo capire che cos'è, perché altrimenti faccio il bando, quattro si mettono insieme, dico siamo un co-working. Allora il Comune di Milano, per esempio, come ha fatto? Ha fatto prima un albo in cui, una lista quindi, ha stabilito dei parametri, no? Identificativi, che hanno a volte anche a che fare con lo spazio, perché un'ambiguità grande è tra co-working, studi associati o uffici condivisi, perché diciamo l'idea dell'ufficio condiviso non è che nasce con il co-working. Quello che fa la differenza sono sia gli spazi che l'innescarsi di dinamiche partecipative. L'ufficio condiviso tendenzialmente, appunto, c'è la famosa segretaria e poi ognuno alla sua stanza, si dividono le spese, le bollette e finisce lì. Quando lo spazio è pensato non in funzione di questo,
questo, ma in funzione appunto delle dinamiche di collaborazione, anche fisicamente è diverso, cioè è diverso il modo in cui è pensata la disposizione delle postazioni di lavoro, ci sono molti spazi in comune, molti spazi che in qualche modo costringono all'incontro. E quindi sulla base di una serie di parametri loro hanno fatto prima una lista e poi è uscito questo bando a cui potevano accedere quelli che erano nella lista. E questa è una soluzione. Un'altra che è secondo me molto interessante, che ha senso però in quei territori dove già c'è un minimo di esistenza di spazi di co-working, è quella dei voucher. L'ha fatto per esempio il comune di Ferrara, adesso lo sta facendo la regione toscana, cioè quello che tu finanzi non è direttamente il co-working, ma è un voucher che permette a un co-worker di pagarsi un anno di co-working. Quindi questo che vuol dire? Che non devi scegliere tu tra i co-working, ma come dire, ognuno sceglie quello che è più congeniale alla sua identità, alle sue esigenze, e permetti a un giovane che ha un progetto da sviluppare, giovane o meno giovane, però penso che il voucher era sempre con dei limiti di età dove è stato fatto, ma si potrebbe pensare anche no, perché per esempio c'è un enorme problema di reintegrazione di persone adulte che hanno perso il lavoro dipendente, e il co-working anche lì secondo me in termini di nuovo welfare potrebbe essere molto interessante come spazio dove chi ha delle competenze un po' arretrate si reinventa e si mette a confronto con persone più giovani e stimolanti, e questo si potrebbe fare appunto attraverso un voucher. Tu calcoli, non lo so, una media di 200, adesso al nord viaggiamo sulle 250-300 euro a postazione, comunque metti 3.000 euro, che sarebbero anche tanti per noi, li dai, quindi il bando è rivolto a chi vuole fare un'esperienza da co-workers e poi indirettamente arrivano diciamo al co-working e quindi sostengono il modello, ma lo fai attraverso la scelta non tua di amministrazione ma di chi poi andrà a fare quell'esperienza lì, quindi questa è un'altra possibilità. E in alcuni casi queste cose sono state fatte direttamente dall'istituzione, cioè diciamo comune o regione, in altri casi dalla Camera di Commercio, per esempio a Milano, mi correggo, mi sa che l'ha fatto la Camera di Commercio di Milano, non il comune. Quindi io penso che ci sono delle... non è necessario, noi non abbiamo... in realtà la storia è ancora più comica, perché noi avevamo partecipato a un bando regionale col progetto del co-work, però siccome ci sono due anni perché uscisse questa graduatoria, quando è uscita la graduatoria in cui pure siamo stati finanziati, noi già avevamo aperto perché è uscita tipo... E quindi alla fine ci siamo portati avanti da soli, poi con questo finanziamento adesso stiamo comprando tipo la stampante nuova, queste delle attrezzature un po' migliori, però ce l'abbiamo fatta con le nostre forze. E io penso che nel momento in cui si riceve un finanziamento pubblico, ma questa è un'etica mia, diventa quasi un obbligo morale impostare la propria esperienza di co-working anche con una ricaduta sociale, no? Che sia in termini di occupazione o che sia in termini di attivazione nel territorio, di servizi che eroghi, insomma. E quindi sono favorevole, però secondo me deve anche dare un indirizzo, no? Perché oppure sta dentro come dire, dei finanziamenti allo startup di impresa, ma dichiaratamente deve stare dentro quei canali di finanziamento lì, e allora segue delle altre logiche. Ma se è pensato come, come dire, una cosa positiva che tu fai per l'attivazione del tuo territorio, allora il co-working poi deve anche impegnarsi però a restituire in qualche modo questo. Comunque ce la si può fare senza. Ripeto, la questione dello spazio ovviamente è... Io per quel poco, forse oso a dire questa cosa, però per quel poco che ho sentito in questi due giorni, non darei del tutto per scontato che a voi serve uno spazio. Cioè, io penso che, lo dicevo all'inizio, il co-working può anche essere un'aggregazione di persone a prescindere da uno spazio fisico. Non ponetevi subito il problema dello spazio,
diventate diventate un co-working prima e ci sono proprio tutte le premesse per farlo, cioè a me è piaciuto moltissimo questo perché cioè, a me piacciono molto le coincidenze, io penso che Re Federico sta avendo questo successo, insomma, questa, e sta funzionando perché anche casualmente si sono ritrovate insieme, in parte casualmente, in parte perché abbiamo comunicato in maniera forte dei valori precisi, però si sono ritrovate insieme delle persone che stanno facendo tanto e secondo me in questi due giorni già un po' sta succedendo questo tra di voi, quindi non perdetelo, però non fate in modo che lo spazio diventi un ostacolo, cioè viene dopo, prima secondo me è importante che appunto che diventate un... diventate co-workers, capite, e lavorate molto sull'identità, perché io questo davvero anche nel confronto con le reti nazionali, noi questo l'abbiamo fatto fin dall'inizio ed è un consiglio che vi do, è importantissimo lavorare nella creazione della community all'interno, però fin da subito mettetevi in connessione con gli altri, perché c'è un mondo bello del co-working, sia in Italia, che io sono stata per esempio a questo Wisher Fest, che è questo festival dell'economia collaborativa a Parigi, sono tornata con 2000 idee, cioè, tra l'altro ero come co-working, ero un po' infilata, cioè, perché non è che proprio venisse considerato economia collaborativa a tutti gli effetti, però ecco, cioè, siccome appunto chi fa co-working nel mondo tendenzialmente sono belle persone, è bello mettersi subito in relazione e ti dà tanto, quindi però funziona se tu quando ti confronti con gli altri hai chiara la tua identità. Quindi chiedetevelo fin dall'inizio che co-working volete essere, quali sono i vostri valori, come vi raccontate, quali no, perché quello vi aiuta anche a essere riconosciuti e quindi a entrare nelle reti giuste, a essere forti fin dall'inizio. Questo, però sono davvero sicura che già ce l'avete, io l'ho percepito un'identità sotterranea. Certo, perché fa da collante, sì. Allora, vorrei farti una domanda, però non so se ricade in Clac o se ricade in Re Federico, nel senso che nella presentazione di un sito ho visto valorizzazione patrimonio culturale, era nel sito di Clac forse? Era il sito di Clac, sì. Ah, ecco, di cosa vi occupate? Cioè, per esempio emozione? Questo progetto Mare Memoria Viva è stato un progetto di, diciamo, valorizzazione attraverso un coinvolgimento di comunità dei beni del fronte mare di Palermo. Ma su questo spero che faremo un laboratorio dal basso a Taranto, quindi vi tengo informati, insomma. Quindi. Perché poi da lì è nato il museo, no? Il museo che poi alcune persone hanno deciso, ecomuseo, che poi alcune persone hanno deciso, insomma, esatto, di dentro il co-working di entrare, diciamo, sì, nella gestione. Non hanno voluto mollare, diciamo, questa iniziativa, ma se noi fossimo stati soli non ce l'avremmo fatta, certo, diciamo, a farlo, e invece così l'abbiamo condiviso anche quello. E questo succede che diciamo chi arriva dentro un co-working con già un'attività lavorativa strutturata e trova tantissime opportunità di intanto risparmi tempo su alcune cose, e questo per chi fa lavori come il nostro, cioè proprio il tempo e il denaro è la più importante delle regole. E quindi il fatto che alcune cose che fatte da sole ti toglievano un sacco di tempo, anche semplicemente la gestione dell'ufficio o di una serie di cose pratiche, nel momento in cui viene condivisa diventa un valore per la tua attività professionale, la tua attività lavorativa, e poi trovi persone con cui condividere il lavoro. Per esempio, una cosa che è successa a Clac da quando abbiamo il co-working è stato anche un cambiamento nel nostro modello organizzativo. Noi abbiamo sempre lavorato in collaborazione, abbiamo sempre lavorato coinvolgendo nei nostri progetti una serie di collaboratori fiduciari, però è come se questa cosa ha avuto un'accelerazione pazzesca entrando nel co-working, perché ce l'hai lì a portata di mano, quindi ti viene molto facile e immediato farlo, e questo è da un lato un vantaggio per i co-workers, per i freelance, ma diventa anche un vantaggio per l'organizzazione che lo fa, quindi da questo punto di vista anche mettere insieme lavoratori singoli e microimprese
È una cosa importante, funziona, sì. Prima dicevi che se non fosse per l'affitto avresti un guadagno, ma quindi cioè, ognuno di voi ha un secondo lavoro o comunque tutti siete pienamente coinvolti lavorativamente, dico, dall'attività del co-working? Cioè è la vostra attività principale lavorativa? No, ecco, appunto, assolutamente ecco. No. Appunto, siccome non c'è un guadagno diretto dall'attività di co-working intesa come vendita di postazioni e servizi connessi, ecco, mettiamola così, le persone che ci occupiamo della gestione quotidiana, che è appunto Clac più Marina, questa persona che ha la postazione gratuita in cambio, diciamo, anche del lavoro che condivide per la gestione dello spazio, le nostre entrate arrivano da altri lavori. Io dicevo, se questi 700 euro, proprio anche come cifra, anziché di andare per l'affitto, li prendesse Marina ne potrebbe fare, diciamo, il suo lavoro, il suo reddito di base quantomeno, e quindi dedicare più tempo a quello, insomma. Però appunto avendo uno spazio privato diventa difficile, anche perché poi il tipo di co-working che decidi di essere orienta anche le persone che si sentono attratte dalla tua comunità, e purtroppo quelle che si sentono attratte dalla nostra comunità fanno dei lavori bellissimi ma molto spesso a basso guadagno, questo penso che lo sapete, e quindi non ha senso mettere le postazioni a 250 euro in una città come Palermo quando sei storico dell'arte che però fai i mercatini dell'usato. Queste professioni così un po' miste. Alla fine su questa fascia di prezzo ci siamo assestati, è sostenibile per il tipo di professionalità che ci hanno scelto ed è sostenibile per noi perché ci permette di coprire le spese, quindi siamo contenti così, diciamo. Ti chiedo a questo punto, come mai prima parlavi di laboratori gratuiti, giusto? E non avete pensato magari di fare dei laboratori a basso costo, che magari... ho parlato di eventi gratuiti. Ah, di eventi, quindi... Sì, vabbè, perché... gli eventi no. Per esempio abbiamo appunto una stanza che mettiamo a disposizione di artisti che vogliono esporre delle opere, anche questo sempre in un'ottica molto collaborativa, tipo l'ultima mostra abbiamo fatto il testo non critico, in cui ognuno doveva scrivere quello che pensava della mostra, insomma, chiaramente non siamo una galleria d'arte in quel senso, però è uno spazio a disposizione, dibattiti, cose così. Facciamo dei laboratori, non noi direttamente, ma usiamo lo spazio e in quel caso lo affittiamo. Per esempio abbiamo avuto per tutto l'anno un laboratorio di narrazione teatrale, uno di un corso di fotografia e abbiamo fatto due corsi di editoria, e in quel caso facciamo degli accordi, insomma anche lì viene molto contrattato, diciamo, con le persone che non c'è un costo fisso, ma in base al numero di iscritti che per esempio si ha magari chiediamo una percentuale, quindi insomma l'interesse è a farle le cose, anche perché per esempio i laboratori sono la sera, quando tendenzialmente lo spazio non è utilizzato, anche se i nostri co-workers hanno le chiavi e quindi diciamo sì, non ci sono orari stabiliti, anche questo all'inizio era stato, ma come faremo? E poi si crea, diciamo, un rapporto fiduciario, ci sono delle regole condivise che vengono rispettate. Per il tipo di lavori che facciamo sarebbe impensabile imporre un orario fisso, perché c'hai il progetto da presentare, devi fare la nottata, cioè lavori di sabato, cioè non è pensabile farlo come un ufficio normale, quindi... Questa è Clara, è la nostra mascotte, ce l'hanno regalata dei artisti scenografi che l'hanno realizzata per uno spettacolo teatrale, e da allora diciamo è diventata la nostra la mascotte. Sì, ci volevamo fare anche un cortometraggio con lei che girava del co-working. Ad oggi le 14 postazioni sono sufficienti o immaginate di trovare un luogo che possa ospitare
qualcuno in più, visto che comunque da quel che ho capito la rete si sta abbastanza allargando. Allora, diciamo rispetto anche alle richieste che ci sono arrivate in questo primo anno, sarebbe interessante poter avere uno spazio che ospita anche dei makers, li abbiamo chiamati stamattina. Perché chiaramente essendo un appartamento al terzo piano è difficile, no, ospitare esperienze di autoproduzione, di artigianato, e invece c'è un mondo molto vivo in questo momento a Palermo su questo, ma è la crisi, no, che porta al ritorno alle attività manuali, e quindi abbiamo avuto delle richieste da chi deve mettere la macchina da cucire oppure, no, delle piccole attrezzature, e non riusciamo a soddisfarle, quindi io ogni tanto mi immagino una dependance a piano terra, no, che possa ospitare questo tipo di attività. E l'altra cosa che, per come è combinato il nostro spazio, non riusciamo a soddisfare sono quando arrivano dei microgruppi che quindi ci chiedono comunque una stanza, perché noi abbiamo quattro stanze, una con quattro scrivanie, una con due, una con due, una con sei. Quindi c'è una stanzetta che, diciamo, abbiamo anche affittato ad associazioni così, però ecco, in quel caso non, quindi un'altra, diciamo, possibilità di ampliamento dello spazio interessante sarebbe quella, cioè uno spazio che è anche pensato per piccoli gruppi di lavoro che devono necessariamente interagire, quindi non possono avere altri nella stanza. Quindi sì, io penso che una prospettiva comunque di ampliamento ci possa essere. Dove siamo ci piace tanto, non ci vorremmo andare, però magari appunto si può sdoppiare, così può fare un altro pezzo, quello sì. Io vi lascio l'infografica, queste cose, se poi ci sono in corso d'opera, perché insomma sono sicura che questo processo andrà avanti, delle altre cose che vi possono servire, ci sono i miei contatti, Simona, Antonella ce li hanno, quindi se ci sono delle altre cose che vi possono, anche proprio come strumenti, no? Che vi possono servire dopo, sentiamoci, insomma ve li faccio avere, ve li mando, questo... su questa cosa, per esempio, della coprogettazione, insomma, se volete magari appunto il questionario, tutte queste cose qui, poi ve le faccio avere, perché possono essere di stimolo, sì. Sì. E poi parlatene un sacco, proprio, cioè dovete ammorbare tutti questa storia del co-working, così dice, ma sto co-working, perché voi appunto sarete i primi, no, in Salento, quindi... ancora peggio di noi, che almeno eravamo in due, ed è importante. Infatti il lavoro che hanno fatto per la promozione anche del laboratorio mi è piaciuto per questo, perché provava a tradurre con un linguaggio, no, comprensibile quello che si voleva fare, e siate anche molto duri rispetto al fatto che comunque è un investimento sul proprio lavoro, cioè noi sembriamo fricchettoni, ma lavoriamo veramente un sacco, proprio tanto tanto tanto, e fate capire che l'idea di comunità non è antitetica all'idea di un lavoro serio, professionale, di alto livello, anzi, le due cose devono e possono andare insieme, quindi quando le risposte saranno sì, vabbè, questo tu cazzeggi, non lavori o cose del genere, no, fate capire che invece è una cosa strettamente collegata alla qualità del lavoro e anche della vita, perché è anche una scelta di vita, di benessere. Per esempio, c'era uno studio su DeskMag, questo magazine internazionale dedicato ai temi del co-working online, quindi lo potete leggere. Mi ricordo uno studio che mi aveva colpito molto, perché diceva, misurava gli effetti positivi del co-working non soltanto in termini numerici, quindi numero di lavori in più che prendi, numero di idee, numero di... ma diceva anche, parlava anche degli effetti, per esempio, diciamo, a livello psicologico, no, sulle persone. E una cosa che mi aveva colpito e che devo dire noi abbiamo anche provato è come nel passare da un lavoro isolato, da un lavoro da solo a un lavoro in co-working, si diventa più bravi nel contrattare il proprio compenso. E tu dici, ma qual è il legame tra queste due cose?
ti dà una sicurezza, cioè il discorso dell'identità, l'appartenenza, siccome molti dei nostri lavori non è che ci sono le tariffe, le cose, cioè allora ti offrono sempre le cifre di miseria e magari anche uno caratterialmente, uno a caso, dice ah beh sì, vabbè, va bene così, no? E invece il diventare parte di una comunità, il confrontarti con gli altri e dire guarda, mi hanno offerto questa cifra qui, tu che ne pensi? E innescare anche un... cioè insomma, ecco, veniva fuori come uno degli effetti positivi era anche una maggiore sicurezza in se stessi che si traduce poi in ambito lavorativo in una diversa capacità di affermare i propri skills. Ed è una cosa per chi fa il lavoro freelance fondamentale. Questo è un fatto interessante, deriva probabilmente da una... questo della determinazione del valore oggettivo del proprio lavoro deriva dal fatto che appunto in una comunità che si dedica e coopera il prodotto di uno è un prodotto di tutti. In qualche modo, certo. Diciamo, pretendere o comunque costruire la consapevolezza di un valore minimo è un bene per tutto il gruppo e la solidità dei rapporti determina il riconoscimento del valore, perché è anche una tutela collettiva, perché è un lavoro in qualche modo fatto dagli altri, non perché poi soltanto occorre ripartire economicamente con gli altri, ma è perché il riconoscimento di un livello minimo tutela un sistema di comunità. Perciò c'è una relazione molto concreta e diretta, sì, non è solamente di esperienza rispetto alla consapevolezza di un costo lavoro, il confronto con lavori analoghi fatti da altre persone nello stesso periodo, nello stesso tempo. Anche di rappresentazione. E proprio sé, sì, il riconoscimento di un ruolo dentro un prodotto culturale di natura sociale, per cui questo nesso è proprio fondamentale. Ed è quello che è necessario, perché poi è quella soglia che determina il fatto di prendere o meno un lavoro, è il nesso più delicato di una libera professione non tutelata, che comunque non ha dei minimi, come dire, istituiti da una forma di controllo, ma è semplicemente innovazione, e l'innovazione è fragile proprio su quel punto. Esatto, sì, doppio saluto, nel senso che vi ringrazio per essere venuti, sono in premessa, all'inizio ho detto ero molto contento insomma, che Melpignano ospitava questa iniziativa, lo sono ancora di più dopo questi due giorni, quindi grazie a voi, grazie a tutti, agli organizzatori, ai relatori per questo evento. E poi è nulla, così come diceva Antonella, vi ricordo, vi rinnovo l'invito a venire venerdì e sabato prossimo a Racale, c'è la seconda puntata di Stai Sinergico. Grazie a tutti. Sì, sì, a...